qua con un nuovo tutorial e stavolta un tutorial natalizio, una nail art tutta natalizia. Questa volta ho deciso di prendere spunto per la mia nail art da questi bellissimi bastoncini zuccherati di Natale, che come potete vedere qui sono in versione iper natalizia, ossia dorati e rossi. Mi piaceva tantissimo l'idea di poter fare una nail art ispirata a queste. Questi in particolare io li ho trovati su AliExpress, ma poi potete trovarli anche penso su eBay. Da qui la mia semplicissima nail art fatta da questo mix tra oro e rosso, e in particolare questo particolare, ossia il candy cane attaccato in versione 3D appunto sul dito medio. Spero davvero che vi piaccia, ma bando alle ciance, ciance alle bande, io vi lascio subito al tutorial di questa nail art candy cane natalizia. A dopo! Per prima cosa vi consiglio di andare a tagliare le striscette di varie misure del nostro nastro adesivo, e quindi una un po' più grande e una un po' più piccola. Una volta che avremo fatto le nostre striscette, andiamo a prendere la base. Questa è la mia base della Essie. Quindi lasciamo asciugare la nostra base. A questo punto andiamo ad prendere il nostro smalto della Kiko dorato e andiamo ad applicarlo su tutte le unghie. A questo punto andiamo a dare una seconda passata per intensificare il colore. Dopo che avremo dato la seconda passata, andiamo a fissare il tutto con questo top coat che permette un'asciugatura rapida. A questo punto, con l'utilizzo di una pinzetta qualsiasi o nel mio caso di una pinzetta apposita per mettere le ciglia finte, andiamo a prendere le nostre striscette e andiamo ad applicarle sopra le unghie in modo regolare, quindi alternando una striscetta un po' più grande con una striscetta molto più sottile. La cosa importante è farle aderire bene all'unghia. Quindi andiamo a prendere una striscetta più piccola e le alterniamo in questo modo. Che avrete applicato tutte le striscette, andiamo a prendere il nostro smalto rosso della Rimmel e prelevando poco prodotto andiamo a ripassare la nostra unghia con questo smalto. Una volta fatto questo andiamo a riprendere la nostra pinzetta e andiamo quindi a togliere le nostre striscette, e come potete vedere si alterneranno rosso, il colore rosso e il colore oro. Non vi preoccupate se all'inizio non vi risulterà preciso o andrete un po' a sporcare, perché poi con un cotton fioc imbevuto di acetone andremo poi a rimuovere i residui, e facciamo così per tutte le unghie tranne ovviamente sul dito medio. Mentre aspettiamo che le nostre unghie asciughino, andiamo a prendere la nostra decorazione e dalla parte liscia andiamo ad applicare la colla che poi ci servirà per incollare la nostra candy cane sulla nostra unghia. Prendiamo la colla, quindi andiamo a depositarne un po' sulla nostra decorazione, e una volta presa la nostra pinzetta andiamo a depositare la nostra decorazione sopra l'unghia. Una volta applicata andiamo a fare una piccola pressione con le dita in modo tale da attaccare bene il nostro decoro 3D e il risultato è fatto, ed aspettiamo che asciughi. Infine nell'unghia rimasta centrale andiamo ad applicare solo lateralmente questo smalto con i brillantini per dare ancora più luce, quindi andiamo a prelevarne un pochino. E dove non c'è la decorazione andiamo a ricoprire con i glitterini. Una volta che tutto si sarà asciugato e quindi anche la colla avrà preso bene, possiamo passare all'applicazione
del nostro top coat finale. Quindi andiamo a riprendere il nostro top coat iniziale e andiamo ad applicarlo su tutte le unghie per fissare il colore. E questo è il risultato finale. Natalizia vi sia piaciuta, fatemelo sapere ovviamente giù nei commenti o tramite un bel like. Io vi aspetto come ogni mercoledì e venerdì qui sul mio canale e mi raccomando, non perdete i prossimi video perché ci sarà il video make up tutorial natalizio apposito ispirato a questa nail art. Quindi io vi aspetto e vi mando un grosso bacione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.